Un breve aggiornamento della situazione a Ragusa, la situazione sanitaria. Abbiamo dati che ci confermano il numero di 8 soggetti ricoverati in tutta la provincia, sono tutti ricoverati presso l'ospedale di Modica. Sappiamo anche che il numero dei soggetti positivi è superiore al numero di 8. Quello che è opportuno dire in questo momento è che c'è un'indagine epidemiologica in corso da parte delle autorità sanitarie preposte, un'indagine che riguarda non soltanto i soggetti positivi, ma anche coloro con i quali questi soggetti sono stati in contatto nei giorni scorsi. Quindi vorrei rassicurare un po' tutti sul fatto che ci sono dei controlli, non è necessario conoscere chi sono queste persone, che si diffondano appunto dei dati sensibili che portano soltanto confusione, allarme e con risultati che a volte sono negativi e sono esattamente l'opposto del risultato che si vorrebbe conseguire. Stiamo tranquilli, c'è chi sta lavorando in questa direzione. Posso confermare che anche ieri sono stati effettuati dei controlli nella città di Ragusa, sono presidiati, si può dire, tutte le aree, tutte le strade di accesso, sono stati effettuati 53 controlli a veicoli, 57 sono stati controlli personali con una persona che è stata deferita all'autorità giudiziaria, 12 controlli agli esercizi commerciali. Anche Ragusa in questo momento è una città quasi blindata. Chi entra a Ragusa viene censito, viene registrato, se ci sono problemi con soggetti che provengono da altre zone d'Italia, noi sappiamo che queste persone devono appunto registrarsi e osservare un periodo di isolamento e attenzione, questo periodo di isolamento è soggetto a controlli periodici, per cui noi mandiamo periodicamente delle pattuglie a verificare che le persone che stanno in isolamento ci stiano veramente. Quindi stiamo tranquilli, stiamo serena, la situazione è preoccupante, è giusto essere preoccupati, rimaniamo sempre a casa e questo è l'appello finale che rivolgiamo ogni volta.